Si è appena conclusa Merolla Group Napoli con il risultato di 2-1 a favore del Merolla, gara valida per la terza giornata di Master League. Siamo con il migliore in campo, capitano del Merolla Group, Luigi Franco. Vittoria, cioè partita tesa, scusami, vittoria conquistata solo nel finale. Sì, finalmente siamo riusciti a vincere questa partita che temevamo perché avevano detto che era corsa, era una buona squadra. Finalmente abbiamo vinto questa partita. La squadra che ha fatto due vittorie come voi, ciò si prospettava, diciamo, una partita tesa. Così è accaduto, però il Merolla Group è riuscito ad uscire testato. Siamo riusciti a vincere questa partita meritandola, credo, che siamo più forti per il momento. Il primo tempo finito in parità. Se ci vuoi spiegare un po' che è successo sul calcio di rigore? Che... E niente, l'arbitro ha fischiato il rigore. Hanno fatto un casino, abbiamo dovuto sbagliarlo. Quindi anche un gesto di fair play, sicuramente, sì. Comunque vi premio. Sì, c'erano degli amici di là. E abbiamo... Sempre bello vedere questi gesti anche, diciamo. Sì, sicuramente. Senti, un pirone spregone nel film. Ma lui è così, è un po' pauroso, però è un grande giocatore, come Mario Brancaccio. Brancaccio risolve partite? Sì, è lui il proprio nostro. Buonasera da Millennium, termina 0-0 la sfida tra Mingardo Green Team e Chalet 09. Siamo il Paolini del torneo. Siamo con Nardi del Green Team e Scotto di Sensore dello Chalet. Parlo prima con Scotto e poi con... Se riuscite a trovare i tre punti. Arrivavamo alla sfida a punteggio pieno, sapevamo che gli avversari erano forti. Tra l'altro sono tutti miei amici da quando siamo piccoli, quindi per me era una sfida particolare. Ecco, un derby anche in famiglia per i due Ricciardi. C'erano i due Ricciardi in punto. Comunque la partita è stata molto equilibrata, secondo me il pareggio alla fine è il risultato giusto. Strano 0-0 a calciotto, però ci può stare, sono contento della prestazione sia mia che della squadra. Faccio complimenti agli avversari che sono davvero bella squadra. Secondo me non c'era nessuna delle due squadre che meritava vincere. Loro calciavano bene fuori, hanno colpito nel finale un palo abbastanza clamoroso, però noi non abbiamo quasi mai rischiato. Abbiamo creato poco in fase offensiva, ma alla fine sono contento. Ultima domanda e poi ti lascio andare la doccia, ci vuole la La loro difesa l'ha chiuso bene, era difficile per una partita. Quando si è spostato in mezzo al campo, però come al solito ha dato molta sostanza, il nostro capitano, quindi va bene anche quando gioca meno bene. Una sola cosa, un saluto a Red che salterà tutto il girone, devo operare purtroppo, però è sempre in campo con noi. Ascoltiamo invece la voce di Nardi, un po' di sfortuna in questa gara. Ah, non c'è l'audio, no, è stata una bella partita, sempre combattuta, 0-0, ci sta, un pareggio ci sta. Diciamo, ho dato di sfortuna perché due pali presi. Per un palo al primo tempo volevo incrociare, invece sul primo palo, il secondo poteva fare pure palo gol e entrava. Siamo stati sfortunati. Visto un Michele imparato in forma questa sera. Sì, no, Michelino è forte, noi crediamo. È un piacere. L'olio carbone è sempre che ricordate. Da Millennium è tutto. Ecco questo. Allora, buonasera, abbiamo qui con noi Sannino, oggi presidente. Allenatore. Presidente, allenatore. Vediamo quando giocherai con Regina di Cuori. Oggi vittoria per 2-0, gol di Raffaele Serio e di Vitiello nel finale. Una vittoria risicata, però l'avete pensata tutta. Sì, non per sminuire la forza degli avversari, però oggi mancavano 8 persone. La squadra intera. Sì, queste, diciamo, la maggior parte erano le riserve che ho quando succedono queste cose. Bravissimo. Però fortunatamente è andata bene. Loro sono abbastanza, sono compatti, sì, giocano con cattivetti, però bene così, bene vincere. Leggendo la lista degli allenatori, comunque vediamo nomi autorevoli, persone che hanno già vinto il torneo, però ancora per una giocata, vediamo quando la vedremo al completo. Penso alla fine dei campionati, la settimana prossima con noi, Merolla Group, sicuro c'è la squadra titolare e poi da lì poi verranno così. Quindi adesso dopo diciamo questi inizi. Ci divertiamo dalla settimana prossima. Sì, sicuro. Ok, allora in bocca al lupo. Ciao, crepi. Si è appena conclusa Monster Beat Napoli contro Atletico Mi Piace con il risultato di 2-0 a favore del Monster Beat. Siamo con i migliori in campo Arend, il portiere Marco Letti. Complimenti per la prestazione. Grazie.
prima di tutto vorrei mi facessi un commento sulla tua prestazione. No, guarda, devo dire la verità, modestia a parte, devo ammettere, ho giocato veramente bene. Mi è piaciuta la mia partita, penso che ho dato il meglio di me. Meglio di te soprattutto nel primo tempo. Sì, ho fatto un tiro, devo dire la verità, non me l'aspettavo, mi aveva sorpreso. Forse stavo un po' fuori dai pali, sono riuscito a recuperare. Sono anche un po' fortunato che l'ho deviata sul palo, però è andata bene così, abbiamo vinto senza subire gol. Parliamo appunto della gara, un gol nel primo e un altro nel secondo tempo. Sì, siamo stati bravi anche se la potevamo chiudere. Il secondo gol è arrivato in un momento in cui stavamo soffrendo. Purtroppo non siamo riusciti a trovare il terzo, abbiamo lasciato la partita aperta fino alla fine. Questo è un errore che non dobbiamo commettere. Avversari che però si sono innervositi per, diciamo, è proprio arbitrale, quindi questo ha potuto favorire la vostra. Sì, sì, questo ci ha favoriti, loro sono stati anche, sono rimasti in 10, cioè in 7 in realtà, sì. È stato espulso il giocatore nel finale, però già stavamo sul 2-0 e poi è stata più tranquilla la partita, abbiamo gestito un po' e quindi è finita bene. Ultime due domande, liquori, sicurezza in difesa? Sì, sì, devo dire la verità, ottima difesa, abbiamo fatto, io ho fatto due partite, abbiamo subito un solo gol. È merito di tutta la squadra. Definizio genio ribelle. Sì, diciamo che è il nostro punto di forza, sta quasi isolato in avanti, però riesce a fare il reparto da solo, mette in difficoltà la difesa avversaria, se lo sì. Quindi va bene così. Ultima cosa, prego. Monster Beat con Netti che vince senza Netti per. Ma è stato un caso, è stato un caso, non esageriamo ragazzi, però. Non vuoi esagerare la verità. È andata, va bene così, sono felice di questa cosa e spero di essere sempre presente, di non mancare altre partite. Un altro ottimo pagello, ragazzi. Grazie a voi. Ciao, Millennium e tutti. Allora, buonasera, abbiamo qui con noi Luca Gandolfo, oggi grande protagonista della vittoria per 6-3 del Monide, che con questa terza vittoria si porta al primo posto 3-3. Ottima partita. Manca ancora poco, c'è un'altra partita, non dico matematicamente, però siamo con un bel un piede e mezzo, diciamo, delle fasi finali. Siamo comunque con alcuni assenzi importanti, manca Sorrentino, alcuni ragazzi che ancora devono iniziare a giocare. Abbiamo fatto il massimo, abbiamo provato tutto, credo si sia visto. Poi punta il campo. Si dicevi le assenze, nonostante le assenze, diciamo la partita è andata facile, poi avete preso tre gol nel finale perché siete un po' rilassati, però 6-0. Naturalmente sì, 6-0. La squadra comunque rallenta un po' il ritmo. Abbiamo visto che comunque abbiamo fatto la prima 20-10 minuti di gioco. Ma tutto male. Comunque, mancandoci comunque una persona al centrocampo. Ci siamo dovuti sacrificare un po', anche io stesso, ho dovuto giocare un po' più a tutto campo. Diamo sempre il massimo. La spina dorsale del Monide è sempre la stessa, però oggi vorrei elogiare i nuovi innesti, due difensori, Battistelli e Aeli, che hanno dato solidità, e più Iannace, doppietto. Giustamente, abbiamo cercato comunque di dare questi aggiusti in difesa, che è stato, diciamo, un po' la nostra pecca l'anno scorso. Cerchiamo di doppare un po' tutti i posti in campo. Siamo, diciamo, un po' completi su tutte le spunte. Mi fai vinciare. Comunque ci ha dato una mano. Non so se ci sarà sempre, quando ci sarà darà anche lui la sua. Vediamo che poi tornerà di Fusco. Tornerà di Fusco, naturalmente. Siamo comunque al punteggio pieno, quindi possiamo goderci questo momento. Vedate. Va bene, sono allora gli altri che devono aver timore di noi, non noi di loro. Per la prima volta forse al torneo. Ok, allora vi saluto. Complimenti. Grazie. Per la prestazione. In bocca al lupo.